Allora, non vi nego che quest'anno un po' di preoccupazione ce l'avevo. Il settimo anno, ragazzi, il settimo anno, ecco, dai vostri sguardi e dai vostri sorrisi capisco che il settimo anno vuol dire qualche cosa, no? La crisi del settimo anno, ecco, la crisi del settimo anno non è per nulla avvertita dai gruppi di lettura, dalle ghirlande, come li abbiamo chiamati noi. La sala è piena, quindi le mie preoccupazioni o le nostre preoccupazioni sono state immediatamente fugate dalla vostra presenza, per la quale vi ringrazio. Vuol dire che quella scommessa che abbiamo fatto 7 anni fa insieme alla biblioteca e ai volontari che di anno in anno si avvicendano, alcuni ritornano, altri permangono, altri si aggiungono, ecco, quella scommessa era una scommessa da fare. D'altra parte, come quando ci si sposa o ci si mette insieme, no? È sempre una bella scommessa. Allora, io non voglio rubarvi molto tempo, vi dico solo che quando ci siamo incontrati con loro è stato veramente bello sentire le loro proposte. Sono una più bella dell'altra, io non saprei davvero, non lo dico per dire, non saprei proprio quale scegliere. Poi loro si presenteranno i loro percorsi e vi renderete conto che scegliere anche per voi che siete arrivati qui magari già con qualche idea non sarà poi così facile. Dico solo l'ultima cosa, perché poi avrò bisogno di altri 2 minuti di attenzione al termine della presentazione. Mi sono permessa di scrivere, diciamo, in allegato al libretto che vi è stato consegnato con la presentazione scritta dei vari gruppi, una sorta di bugiardino, diciamo, dei gruppi di lettura. Sapete, i foglietti illustrativi che si trovano nei medicinali, perché io percepisco questi gruppi di lettura un po' come una cura. Ma non la cura come la intendiamo, la cura nel senso che dava Don Milani a questa parola, no? I care, io ci tengo a che cosa? Ci tengo a uno spazio mio, che è quello della lettura, ma che diventa in questo caso uno spazio condiviso. E allora curo questo mio tempo, questo spazio che mi dedico, al punto che proprio stasera una persona mi ha detto: ce l'ho fatta, alle 7:30 ero ad Alessandria e sono arrivata a casa, ho posato la borsa, ma questa sera dovevo esserci. Ecco, questa persona mi ha ispirato queste parole, perché ho pensato: questa persona, ma immagino tutti voi, perché tutti noi abbiamo una vita molto piena di impegni, di tante cose da fare, ogni tanto fermarsi come questa sera e prenderci un tempo nostro da condividere con gli altri, credo che sia la cura più bella che ci possiamo fare. Quindi poi leggetelo, che penso che possa essere simpatico. Nel frattempo vi presento i nostri conduttori, facilitatori, che ringrazio tutti in una volta sola perché sono tanti. Ve li nomino in ordine di apparizione per come si presenteranno. E quindi il primo è Fiorenzo Manzoni, quel signore con la maglione blu e gli occhiali, che ci introdurrà sul percorso cicli spaziali. Poi abbiamo, che naturalmente lo fanno apposta, no? Invece di sedersi nell'ordine, cioè adesso va bene tutto, però ecco, Cinzia Assi, che invece ci condurrà nel percorso Germania, fiaba d'inverno. Enrica Meregalli, ho già detto prima, io sono così, la differenza di genere negli albi allustrati, ma io sono così, è proprio il suo modo di dire e di essere. Patrie di Federica Reali. E poi abbiamo, scusate, grazie, Questo corpo che siamo, con Ermanno Vercesi del gruppo La Lampada di Diogene. Poi abbiamo Riccardo De Francesco con Il sorriso degli dèi. Io, vabbè ragazzi, però questi titoli, cioè anche solo i titoli sono evocativi di un mondo che è tutto da esplorare, sono 7 mondi da esplorare, uno più bello dell'altro. E poi abbiamo
potere alle donne tutti insieme, che vabbè, scusate, ma dice tutto, tutto in un titolo. A me, che sono, diciamo, âgée, ricorda tanto Mary Poppins, o sbaglio? Ok, e con Francesco Osmetti. L'ultimissima cosa, voi siete scesi dalla galleria, vi abbiamo autorizzati, ma non ditelo a nessuno, mentre è ancora in allestimento una mostra dedicata ai ritratti, una mostra molto bella, qui sono stati allestiti solo alcuni e verranno posizionati nei prossimi giorni, sabato alle 4:30 del pomeriggio l'inaugurazione, poi per 3 settimane avrete modo di visitarla. E poi, siccome a Brugherio non si fa mai niente, quest'anno sabato 1 febbraio alle 4 del pomeriggio, sempre qui, sempre in biblioteca, in occasione del 200° anniversario dell'Infinito di Leopardi, un pomeriggio dedicato all'Infinito Leopardi. Grazie e ci risentiamo alla fine. La parola a loro. Buonasera a tutti. Io l'anno scorso mi sono occupato di tecnologia con il gruppo sempre di lettura qui, con le persone che hanno partecipato, ci siamo occupati di tecnologia e discutendo abbiamo pensato anche di andare a vedere che cosa sarebbe successo in futuro, le società che ci si presentavano utili con questo nuovo boom della tecnologia. Quest'anno invece ho fatto un passo un po' più dall'altra parte, nel senso, siamo andati a vedere la fantascienza, quindi qualcosa che l'uomo ha pensato di trovare, chissà cosa, come sarà la fantascienza. Partiremo, il nostro percorso partirà, prende l'occasione del centenario della nascita di Isaac Asimov e quindi partirà da lui. Abbiamo pensato di sviluppare tutto un discorso legato alle saghe di fantascienza, quindi dei cicli di più libri che si occupano di questo, tipo di scrittura. Siamo andati a cercare fra le saghe più celebri e le affronteremo in ordine cronologico di uscita nel loro paese. E ci siamo imbattuti sul fatto che parliamo sì di fantascienza, parliamo sì di qualcosa di futuro, quindi tecnologie estreme, iperspazio, teletrasporto, cose di questo genere, ma ci siamo anche accorti che comunque all'interno di tutte queste novità tecnologiche la società quasi regredisce, ci siamo trovati e per quello parliamo di imperi, caste, avventurieri e pellegrini, perché ci siamo trovati ad affrontare saghe che parlano di tutte queste cose. E allora ci siamo detti, ma è fantascienza o è storia? Oppure è storia futura? Quindi abbiamo tutta una serie di concetti che potremo sviluppare poi insieme in gruppo. Stavamo parlando di storia futura proprio perché anche il primo dei libri che andremo ad affrontare, quindi il primo ciclo, che è quello delle fondazioni di Isaac Asimov, per stesso ammissione dell'autore è stato ispirato dalla caduta dell'impero romano, quindi qui andiamo veramente a parlare di imperi. Andremo avanti con il secondo mese con il ciclo di Dune, che è è una famosissima saga fantascientifica, e anche qui è la saga che ha ispirato George Lucas per Guerre Stellari, per sua stessa missione. Andremo avanti in aprile con il ciclo di Ringworld, che ci farà entrare in questo mondo ad anello, dove ad un'estremizzazione della tecnologia corrisponde anche un'estremizzazione della società arretrata, per cui ci sono questi esploratori e qui entreremo come degli esploratori a cercare di capire perché è successo questo. Continueremo con il ciclo della cultura a maggio e qui invece affronteremo la diatriba tra uomo e macchine
e andremo nel bel mezzo di una guerra tra questi due componenti che però non possono ritirarsi. L'ultimo, chiuderemo il ciclo con il ciclo dei canti di Hyperion, e anche qui affronteremo il primo libro della serie, come per tutte le altre, per tutti gli altri cicli. Quindi l'obiettivo sarà, al di là delle discussioni che potranno nascere, lo stimolare la curiosità in tutti, o perlomeno in chi è appassionato o chi si appassionerà a questa cosa, la lettura del primo libro di una saga, in modo da stimolare la curiosità e andare avanti. Poi è una cosa che possiamo fare anche ognuno per conto proprio, e se invece sarà richiesto continueremo insieme la lettura di queste saghe. Per questo vi invito a partecipare al mio gruppo di lettura. Grazie. Allora, quest'anno ci siamo un po' consultati, abbiamo cercato un po' di capire quale poteva essere una delle proposte da fare. A me sembrava significativo proporre un viaggio nella letteratura tedesca contemporanea. L'altra che mi sarebbe piaciuta è la letteratura francese, la rimando all'anno prossimo. Allora, la mia idea rispetto al mio gruppo di lettura è sempre stata comunque proporre proprio letteratura, romanzi. E in particolare in questo gruppo di lettura si propongono proprio romanzi che da una parte parlano molto delle vicende biografiche delle persone che scrivono un romanzo, ma dall'altra non possono fare a meno di pensare che le vicende biografiche della letteratura tedesca contemporanea si in qualche modo intersecano con la storia della Germania del dopoguerra. E con la storia della Germania del dopoguerra, con la Germania che è stata un cielo diviso, e quindi l'est e l'ovest, con altre tematiche relative, ad esempio tutta l'importanza, che poi un po' si rifà anche a quello, al gruppo di Defra, cioè l'importanza della mitologia rispetto alla cultura tedesca, per cui anche una riflessione su, pensiamo a Berlino, pensiamo ai musei di Berlino, e quindi anche una riflessione su questo. E poi anche l'altra, perché poi la Germania è sempre molto unita ma anche molto divisa, per cui il cattolicesimo di Colonia e Bonn da una parte, penso a Bölla, e invece la letteratura della Germania dell'Est. Ho cercato di dare un panorama un po' variegato rispetto a questo. Per cui la proposta di febbraio è di Heinrich Böll, Opinioni di un clown e donne con paesaggio ho scelto più o meno due libri al giro, tranne Il tamburo di latta perché è bello corposo, quindi diciamo appunto Colonia sostanzialmente, Opinioni di un clown e donne con paesaggio fluviale. A marzo invece Christa Wolf, Cassandra da una parte, Potere agli uomini o alle donne, avremmo avuto un mondo diverso, ma Gunther Grass e Il tamburo di latta, Christoph Hein, che è il meno noto, di cui propongo uno dei primi libri che è L'amico estraneo, che è molto legato al mondo tedesco dell'est, mondo muro di Berlino, lui è un tedesco dell'est, e Il figlio della fortuna, che invece è il romanzo più recente del 2017 ed è la storia di questa persona che ha cercato in tutti i modi di dimenticare la propria storia, dimenticare la storia della Germania, ma non ce l'ha fatta sostanzialmente. E poi la trilogia di Fred Ullman, quindi i rapporti tra i tedeschi e gli ebrei tedeschi sostanzialmente, e anche un romanzo sull'amicizia. Mi sembra tanta carne al fuoco e niente, sono contenta di fare per il settimo anno il gruppo di lettura. E anche noi siamo contenti che Cinzia faccia per il settimo anno il gruppo di lettura.
come sapete ogni anno proponiamo anche un gruppo di lettura inerente alla letteratura infantile e, per varie vicissitudini sono qui io a proporvelo quest'anno. Senz'altro è l'esito di due passioni che ho, che mi appartengono, che sono la passione per l'album illustrato e la passione per il non convenzionale, l'antistereotipico. Ecco, è un tema che già mi affascina di suo, declinato poi nell'album illustrato, che è un genere letterario che amo particolarmente. Ha, come dire, esitato l'idea di fare questo percorso. L'album illustrato è un medium comunicativo potente perché mette insieme un adulto e un bambino, noi di questi album illustrati parliamo, a leggere insieme, laddove unendo i due codici comunicativi diversi, quello iconico delle immagini e quello alfabetico del linguaggio alfabetico, appunto, quello che per i bambini sono formichine, per intenderci, come dire, abbina due lettori che hanno due marce diverse, che leggono due cose diverse all'inizio e poi in qualche modo devono confrontare quello che hanno letto nell'album in un millesimo di secondo per allinearsi, perché il bambino legge le immagini, l'adulto legge il testo e quello che ci sembra sempre affascinante è che in questo modo, nella diade di lettura dell'album illustrato, sia il bambino che l'adulto sono entrambi competenti, ognuno, ciascuno con la propria competenza. Per questo è potente, perché non c'è soltanto una trasmissione dall'alto verso il basso, considerata la dimensione, ma è una dimensione di reciprocità nella lettura dell'album. È come, riprendendo la metafora che usava prima l'assessore, il rapporto tra testo e immagine è come quello di una coppia, si potrebbe pensare, che un po' è convergente, un po' è divergente, un po' è assonante, un po' è dissonante, delle volte sono ben sintonizzati il testo e l'illustrazione, delle volte no, delle volte sono sincroni, delle volte sono asincroni, cioè c'è un leggero scartamento e questo è quello che obbliga i due lettori in qualche modo al confronto. Quando lo leggiamo da solo siamo noi che facciamo entrambe le parti, ovviamente, ma nella lettura condivisa con un bambino c'è questa rincorsa reciproca di significato, questa co-costruzione di significato. E, come nella coppia, se andasse sempre tutto bene, mi risulta che sarebbe noioso, anche nell'album illustrato un leggero dissapore, un leggero scartamento tra il testo e l'immagine è molto più fecondo che non una adesione, un'adesività, una riproduzione di quello che il testo dice o che l'immagine dice. Mentre gli album più fecondi, più interessanti, più creativi sono proprio quelli che in qualche modo sempre ti costringono a una domanda, perché non c'è una sovrapposizione. E in questo senso è uno strumento molto, molto, come dire, fecondo per un aggettivo che amo, fecondo, quindi l'ho già detto due volte. è molto fecondo per parlare del fare genere, per parlare della differenza di genere. Cosa intendo con fare genere? Fare genere è quella prassi educativa che ci permette di fare il maschio o la femmina senza nessuno stigma sociale. È quella cosa che ci permette in tutte le ore del giorno di essere un po' maschio, un po' femmina, quale noi un po' siamo. Noi abbiamo un dato biologico, facciamo per semplicità che siamo o maschio o femmine, però in realtà nei nostri comportamenti, quindi non nel dato biologico ma nel dato comportamentale, noi delle volte siamo un po' maschio, un po' femmina, intendendo per maschio e femmina in questo caso quello che convenzionalmente si attribuisce all'essere maschio o all'essere femmina. Ok? Deve essere possibile, per fare un esempio di mia semplicità proprio, che Raffaele, che è il protagonista di uno dei nostri libri, Raffi, ami fare la maglia anche se è un maschio, ok? E questa cosa che magari ci sembra ovvia, in realtà nel dato sociale non è per nulla ovvio e crediamo che gli albi illustrati, o meglio sappiamo che gli albi illustrati possono sicuramente sostenere una prassi educativa, e quindi educativa, quindi sì, di un adulto verso un bambino, allora di un docente, di un familiare, di un genitore, di un nonno, di una zia, di un educatore, nel abilitare i comportamenti che ci fanno poi sentire bene con noi stessi, sia che siamo delle femmine che amiamo giocare a pallone o dei maschi che, sempre per semplificare adesso nell'esempio, che amiamo fare la calza. Ok?
perché il genere, dato il nostro dato biologico, si apprende o dal contesto familiare, perché il primo contesto in cui ci insegnano cosa vuol dire essere maschi e essere femmine è la nostra famiglia, o dal contesto sociale, ma in qualche modo si può anche invece apprendere appunto per educazione tramite una classe educativa che in qualche modo ci libera e ci restituisce la complessità della nostra vita, che non è nero o bianco, anche in questo aspetto. Allora il percorso che vi propongo parte già stasera con un gruppo di libri che hanno l'obiettivo di scardinare lo stereotipo decentrando il punto di vista. Cosa vuol dire? Il primo esercizio che dobbiamo fare per allenare il nostro sguardo a individuare gli stereotipi nei libri è imparare ad avere un punto di vista diverso, e già ci sono i libri che ci aiuteranno a fare questo. Secondo passaggio, vi voglio proporre le fiabe classiche, ma dove il dualismo tipico della fiaba classica, che è tanto rassicurante, dei buoni e dei cattivi, in realtà è molto smorzato, e vedremo che ci sono delle zone grigie, e anche questi sono libri che presentano dei margini più importanti per ritrovare la complessità dell'esistenza. Terzo passaggio, l'ho intitolato normalizzare la differenza sessuale per concentrarsi sull'educazione al genere. Cosa vuol dire? Allora, chiariamo, vediamo dei bei libri che parlano della differenza sessuale e raccontiamoci, vediamoli come si possono agire coi bambini, che coi bambini più si è chiari meglio è, per poi fare un ragionamento sul genere, che è un dato diverso, come si diceva. Quindi c'è questo passaggio ad aprile, sostenere il diritto di essere io, cioè leggiamo dei libri in cui nessuno viene ridotto a una sola categoria della persona, ma vedremo l'esaltazione proprio della persona nella sua completezza, che sia maschio, che sia femmina, qualsiasi cosa eserciti. A maggio poi ci addentreremo definitivamente sulla questione degli stereotipi, perché purtroppo tutta questa riflessione mi è partita dal fatto che sono 20 anni più o meno che in Italia si pubblicano lì molti libri sulla differenza di genere, molti libri a tema sulla differenza di genere, drammaticamente a tema, cioè se vogliono distruggere gli stereotipi in qualche modo ne presentano esattamente il loro contrario. Quindi, come dire, ne abbiamo letti abbastanza, ve lo assicuro, 150 libri abbiamo letti, ma alla fine abbiamo dovuto comunque attingere al patrimonio degli albi illustrati dei grandi editori italiani dell'albo illustrato per trovare delle storie significative, e quindi abbiamo fatto un esame un po' critico dell'editoria corrente, e ve lo proporrò per finire a giugno proprio con i libri che possiamo usare poi in qualche modo nella prassi educativa, appunto per sostenere il diritto a fare genere, quindi a fare il maschio o la femmina nelle diverse ore del giorno nel modo che più ci piacerà. Perché venire al mio gruppo di lettura? Beh, è evidente. Buonasera a tutte e a tutti, vediamo se si sente, uso l'altro. Ah, buonasera a tutte e a tutti, io volevo ringraziare l'assessore Laura Valli per la presentazione, e presentandoci ha citato tra gli altri anche il mio gruppo, il tema del gruppo. Il gruppo si intitola Patrie, romanzi di identità senza terra. Quindi quale sarà il tema? Innanzitutto quale sarà il genere, no? Ci occuperemo di romanzi. Ci piacciono i romanzi, ci piace la narrativa contemporanea, e quindi questo sarà il nostro indirizzo, la narrativa contemporanea. Su quale tema? Il tema della patria. Più precisamente della patria negata, cioè parleremo, leggeremo di quei popoli che una patria non ce l'hanno, oppure ce l'hanno da poco tempo, ce l'avevano, gli è stata tolta. Faccio due esempi, il popolo curdo o il popolo armeno. Quindi un tema bello, profondo, importante, no? Basta già il tema in sé per dire perché sceglierlo, perché proporlo. Però appunto, perché la scelta di questo tema? In realtà il motivo parte da una lettura che ho fatto diversi anni fa. Un anno fa ho letto Intellettuale Auschwitz di Jean Améry. Jean Améry nasce austriaco,
ebreo, però appunto educato cattolico, la mamma era molto cattolica. A un certo punto gli viene detto che lui austriaco non è. Si dà il caso che in quanto ebreo debba essere deportato ad Auschwitz. Va ad Auschwitz, sopravvive ad Auschwitz, dopo Auschwitz decide di non andare in Israele, invece si trasferisce in Belgio, cambia nome perché si chiamava Hans Meyer e quindi il suo nome poi diventa Jean-Améry. E fa una riflessione in quel momento e si chiede in questo suo libro intellettuale Auschwitz, ma di quanta patria ha bisogno l'uomo? Perché lui a un certo punto si è trovato ad essere senza patria, cioè era austriaco, gli hanno detto che non era più austriaco, israeliano non si è sentito mai, belga nemmeno, l'ha scelto di vivere in Belgio ma non si sentiva belga, e quindi si è chiesto, ma io adesso chi sono? Cioè io lo sapevo chi ero, ma adesso chi sono? Di quanta patria ha bisogno l'uomo? Di molta. E mi colpì tanto questa riflessione, perché io la patria l'ho sempre data per scontata, cioè sono italiana, le persone che conosco hanno una patria, a volte ne hanno due perché i genitori vengono da nazioni diverse, quindi è qualcosa che davo per scontato, e invece questo libro mi ha fatto interrogare sul tema. Allora come faccio a scoprire che cosa vuol dire avere una patria, che cosa vuol dire non averla? Vado a leggere i romanzi scritti da autori che sono di quelle terre e che mi sanno raccontare cos'è essere un popolo con una profonda identità ma senza una terra. E allora andremo a vedere e a conoscere il popolo armeno, che ora una terra l'ha ma non è riconosciuta da tutti, c'è stato un genocidio. Andremo a conoscere il popolo curdo, che è diviso fra più nazioni a cui una terra non è concessa. Andremo in Palestina, dove c'è un popolo che vive esule sulla sua stessa terra e un altro popolo che vive anche lui, il popolo israeliano, sulla sua terra, e l'Occidente ha voluto lavarsi la coscienza dello sterminio dicendogli, beh, andate dall'Europa, andate in Israele, no? E la Palestina è una terra di eterno conflitto. Tra l'altro ci possono essere anche delle zone oscure della patria quando si vira verso il settarismo, e per questo invece andremo in Europa. Per esempio l'esperienza dell'ETA, che si è letteralmente appropriato, il terrorismo dell'ETA, dell'identità del popolo basco, trasformando quell'identità, facendola passare come un'identità terroristica. Ne parla Aramburu, un autore basco, perché ripeto, gli autori sono sempre autori delle terre di cui parlano, non sono terzi. E quindi che cosa significa anche questo? Cioè non fuggiremo le zone grigie quando ci sono. Sono romanzi di grande impegno, ma anche di grande colore, perché certo c'è violenza, c'è dolore, ma c'è molto colore. Ci sono i popoli, ci sono i profumi, ci sono le storie, la magia, c'è l'immaginario, la fantasia di questi popoli, e quindi ne conosceremo le culture. È veramente un viaggio. E se questo è il filone principale, indirettamente, sotto traccia, andremo anche a riscoprire un'altra cosa, e cioè l'avere una patria, la fortuna che abbiamo quando abbiamo una patria. Perché ripeto, io magari ero adolescente, insomma, lo davo un po' per scontato, no? Invece quanto è importante averla, anche per criticarla. Mi piace, no, il verso di Gaber, io non mi sento italiano ma per fortuna purtroppo lo sono. Quindi anche per non sentirsi, anche per poter criticare giustamente quello che non ci piace della nostra patria, però bisogna averla. Se non ce l'hai, cosa fai, no? E amare o scoprire, riscoprire la propria terra non vuol dire certo non scoprire o amare quella degli altri, perché chi ha amor patrio è però anche molto cosmopolita, perché come vuole che il nostro proprio popolo abbia una sua terra, si possa organizzare nel suo territorio, così vuole che ce l'abbiano gli altri. La patria è come una casa. Come tutti noi amiamo avere una casa che arrediamo come vogliamo, dove viviamo con la nostra famiglia dandoci noi delle regole, così è bello che ogni popolo abbia una sua terra dove si può regolare, dove può decidere come convivere insieme, come ci autoregoliamo, cosa facciamo. E il cosmopolita e insieme patriota, so che è un termine impegnativo, patriota, però lo fa, ama il popolo d'altri. Il lettore è cosmopolita per definizione, cioè il lettore ama andare, scoprire storie, vedere, è quello che faremo. Quindi due facce della stessa medaglia: da una parte andare a scoprire questi popoli che ho appena citato e menzionato, andare a vederli, conoscerli, e insieme con l'altro lato a riscoprire cosa vuol dire avere la fortuna di una patria. Siamo veramente, veramente alberi del continuo, abbiamo le radici nella nostra terra, abbiamo le fronde nel cielo del mondo, possiamo tenere insieme le due cose e lo terremo in questo gruppo. Per questo io vi invito calorosamente a scoprire questi bei romanzi e a venire al gruppo di Patrie. Grazie.
Ci scambiamo? Aspetto Larsen, un insegnante tecnico. No. Buonasera, sarò breve, il mio gruppo è chiuso, io vado, quello di Federica. Dovevo pensarci prima, maledizione. Allora, io partirei da all'ultima edizione di Scienza Ultima Frontiera. Una relatrice ha concluso il suo intervento menzionando una scritta che c'è sopra l'Università di Medicina di Yale, una scritta in greco, che lei, secondo i grecisti puri, ha tradotto in modo un po' libero, però molto bello. E dice così: i portatori di lampade si fanno luce gli uni con gli altri. Io quando ho sentito quella frase ho pensato già a questo gruppo, perché il nostro segreto, lampada di Diogene, è che ognuno con la sua piccola luce non la usa per sé, ma la usa per condividerla, e insieme fanno luce. E questo è il segreto per affrontare dei temi che, visti così, fanno un po' paura, perché se io vi dico parliamo del corpo, tutti scappate, perché si sa che del corpo la regola d'oro qual è? Finché non lo senti va tutto bene, appena senti qualcosa, ecco, quindi non ci devi pensare al corpo. E invece io credo che noi ci dobbiamo pensare, perché se lo trascuriamo finiamo di credere che sia una specie di involucro dentro cui abita un qualcosa che non si sa cos'è. È come la macchina, io la guido ma non è me, se si rompe la porto dal meccanico. E il corpo rischia di fare questa fine qua, si rompe, lo porto dal medico. Ma chi è che guida il mio corpo? C'è qualcosa di oltre il mio corpo? E qui viene in mente, noi siamo figli di una tradizione che già da 2500 anni viene a dirci che il corpo è la prigione dell'anima. Cioè è non solo un involucro, ma una gabbia. E anche 2000 anni di cristianesimo non hanno aiutato a pensare al corpo come qualcosa di positivo. Lo spirito è forte, ma la carne è debole ed è quella che ti porterà all'inferno. In realtà le cose non sono così semplici, perché la stessa cultura greca antica che diceva quelle cose ha anche inventato la medicina moderna, cioè il modo scientifico di guardare un corpo, proprio loro. Il cristianesimo, a ben guardarlo, è pieno di carne. L'incarnazione, l'adorazione del corpo di Cristo. C'è una festa che si chiama Corpus Domini, il corpo di Dio. Quindi le cose non sono così semplici. E a proposito di corpo di Dio, non vi sembra che oggi Dio sia diventato il corpo? Perché è diventato il nostro idolo. Lo dobbiamo tenere bello, prestante, in forma e soprattutto sano. È tutti a mangiare sano, l'ossessione salutista, dice qualcuno, non se ne può più. Gli dobbiamo fare milioni di selfie, dobbiamo farlo vedere a tutti, il corpo deve essere in forma, eternamente giovane. Lo abbiamo reso il nuovo Dio. È vero. Però allo stesso tempo il corpo lo abbiamo fatto scomparire. Oggi quando uno dice ho incontrato un mio amico, spesso si sono sentiti sui social. I corpi non si sono visti. Una ragazza, vi ricordate la poesia di Petrarca, io benedetto sia il giorno, il mese, ciò di cui si ricordava dell'incontro con Laura, il minuto, il secondo, il centimetro in cui era quando l'ha vista per la prima volta. Una ragazza che leggeva questa poesia diceva: ma io non capisco, dico, ma scusami, tu ti sei fidanzata? Sì. Quindi ti ricordi il momento, il luogo? No. Scusami, dove eri? Come ti sei fidanzata? Su WhatsApp. Corpo che è scomparso, ci si può fidanzare senza corpo. Ma un altro relatore della nostra rassegna scientifica ci diceva che però, per esempio in alcune industrie tedesche, agli operai viene messo un esoscheletro per potenziarne la forza. Il corpo cyborg, la forza e la produttività ovviamente, Il corpo diventa cyborg, diventa aumentato, come vedete le cose si fanno complesse e allora bisogna fermarsi un attimo e parlarne e mettere insieme i punti di vista. Diciamo una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti ma la dimentichiamo spesso: pensate che differenza c'è dal punto di vista maschile e femminile
nel concepire, nel relazionarsi col corpo, o sbaglio? Leggevo l'altro giorno che hanno aperto il primo reparto ospedaliero per maschi con 37 di febbre. Non è vero, ovviamente, è una battuta, però un po' è così, nel senso che lo sguardo è diverso. E allora lo sguardo maschile per millenni ha voluto essere l'unico. E ben è venuto il movimento femminista a portarci la rivoluzione del corpo, a cambiare in nome loro, ma poi per tutti, il concetto di corpo. E sono venuti molti a dirci: guardate che il corpo è il foglio su cui è scritta la violenza del mondo, il corpo delle donne violate, il corpo degli uccisi, il corpo dei migranti morti senza nome nel Mediterraneo. Vi ricordate Cristina Cattaneo, che è andata a recuperargli per dare un nome e una sepoltura? È il corpo dei bambini che lavorano schiavi. Il corpo, come diceva Foucault, è là dove si scrive la violenza dell'oppressione. E noi il corpo un po' ci dimentichiamo di questo, per cui abbiamo sempre in mente che il corpo alla fine deve essere bello, tant'è vero che se il corpo è debole, se il corpo è vecchio, se il corpo è disabile o se il corpo è morente, noi non lo vogliamo vedere, lo teniamo fuori dalla vista, ci dà fastidio, facciamo morire i vecchi fuori di casa. Ok? Allora, il corpo è una domanda aperta, è una domanda terribile, è una domanda bellissima. Perché smettiamola di dire che noi abbiamo un corpo? Noi siamo un corpo, noi siamo il nostro corpo. E bisogna una volta pensarci. E pensarci assieme, perché sono le tante luci da mettere insieme, da condividere. E quindi la proposta che io vi farò, è chiaro che al momento spaventa, perché io ho messo insieme quasi 100 titoli che vanno dalla psicologia, la scienza, la filosofia, le religioni. Uno lo guarda e si spaventa. Strano, ma quando andate al ristorante e vedete un menù ricco, vi spaventate? No, vi viene più fame, giusto? Ecco, è la stessa cosa. Non è che uno deve averli già mangiati, viene perché li vuole assaggiare, ok? E ognuno sceglie quello che vuole, non c'è un programma stabilito, si lascia ispirare. E non bisogna pensare che si viene al mio gruppo se uno ha un testone gigantesco, perché sennò fate la fine del mio nemico giurato, l'ho già denigrato la volta scorsa, che è Cartesio. Cartesio che dice: io sono perché penso. Amico mio, tu sei perché due corpi si sono uniti. Un corpo ti ha tenuto in pancia e ti ha partorito nudo e bisognoso di tutto. Ecco, il nostro gruppo deve essere così, nudi e bisognosi di tutto, cioè umili. Noi siamo in ricerca, siamo piccole luci che però unite possono fare un po' di luce sul mistero del corpo che siamo. Grazie. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Io sono Riccardo De Francesco e tengo il gruppo Il Sorriso degli Dei. Qualche anno fa avevo già tenuto un gruppo di lettura qui sulla Le donne nella tragedia greca, si chiamava Le Tremende, ed aveva avuto un buon successo. Era un gruppo un po' particolare, leggevamo all'epoca tragedie greche con protagoniste femminili. Le protagoniste femminili nella tragedia greca normalmente finiscono suicide o assassine, questo nota a pie pagina. Era piaciuto, e quello che mi aveva stupito è che la tragedia greca, come molti dei miti greci, fosse in grado, seppur antica, di parlarci, parlare al nostro presente, darci sensazioni forti. I greci la chiamavano catarsi, la liberazione dalle paure, ma non si capisce se dalle paure o tramite la paura, una qualche forma di liberazione e purificazione. All'epoca la tragedia greca si legge in 2 ore, quindi leggevamo varie versioni della stessa tragedia da diversi autori, potevano essere antichi o contemporanei. Invece, per chiunque abbia fatto il liceo classico, forse, ma non, normalmente sì, si è sentito nei corridoi parlare di un certo Dialoghi con Leucò. Un libro un po' particolare, di solito si sente nominato ma nessuno l'ha mai letto, tant'è vero che anche quando Pavese lo pubblicò nessuno lo lesse. Il principale problema di Pavese nel suo carteggio, cioè nelle sue lettere, è il fatto che i critici non scrivano recensioni, nessuno si è filato quel libro. Pavese però, che tutti conosciamo almeno per sentito dire, lo riteneva il suo libro più importante.
tant'è vero che Pavese, morto suicida, lascerà quel libro con una nota interna che era qualcosa del tipo: perdono tutti, a tutti chiedo perdono, non fate troppi pettegolezzi, perché Pavese era un genio. E delle frasi dal libro, tre frasi in particolare, una delle quali la più bella, del primo dialogo che lui abbia scritto, dice: l'uomo mortale non ha che questo di immortale leucò, il ricordo che porta e il ricordo che lascia, che è una frase un po' forte che andrebbe approfondita. Ma cosa sono questi dialoghi? Questi dialoghi sono 27 minuscoli dialoghi, sono tre pagine. Noi leggeremo un libro di 27 dialoghi da tre pagine, quindi lo potreste finire una sera volendo in 6 mesi. Questo è l'obiettivo del gruppo, una cosa da pazzi. Ognuno di questi dialoghi è fra due personaggi della mitologia greca, che normalmente parlano di un terzo personaggio e delle sue vicende mitologiche. Sono dialoghi molto belli, molto profondi, toccano tante tematiche, troppe. Il problema, perché c'è un problema, è che sebbene siano brevi, bisogna conoscere il mito che sta dietro per capirli. Niente panico, abbiamo i miti che stanno dietro. Dentro non li aveva Pavese, ce li abbiamo anche noi. L'idea quindi è questa, di leggere i miti dei personaggi. Quindi leggere 5 o 6 dialoghi per mese e, durante questo mese che non ci vediamo, leggere tutti i miti che riguardano quei personaggi, così da comprendere il dialogo. Voi mi direte: vale la pena di fare un lavoro del genere per 3 o 4 pagine? Sì, perché quello che la tragedia greca riesce a fare in un centinaio di pagine, o comunque 2 ore di spettacolo, Pavese riesce a farlo in 3 pagine. Le stesse sensazioni condensate. Ognuno di quei dialoghi io lo considero quanto di più bello sia stato scritto nella letteratura italiana del Novecento. Ci sono 2 scuole di pensiero a riguardo: chi è d'accordo con me e chi non ha letto il libro. Quindi questo è quello che vi consiglio. Questo in realtà potrebbe essere una specie di pretesto per addentrarsi nel mondo della mitologia greca. La mitologia greca è un ambito molto interessante, un ambito che può essere insegnato ai bambini o essere studiato in università, quindi l'approccio può sicuramente variare. Io volevo partire da zero, quindi partire proprio dall'inizio, da quella che può essere l'inizio di tutto, la nascita degli dèi, la Teogonia di Esiodo, che è fra i libri che leggeremo. Quindi noi leggeremo questi libri, leggeremo parti dell'Iliade, leggeremo parti delle Metamorfosi di Ovidio, leggeremo Pindaro, le Pitiche, leggeremo tanta, tanta poesia, tanta prosa, per questi dialoghi, ma anche per esplorare quel mondo mitologico che ogni tanto ritorna nelle rimembranze di quello che leggevamo elementari, medie e superiori, ma che forse abbiamo un po' perduto. E quindi la mia proposta è di riavventurarsi in un mondo antico e cercare di capire in che modo questi miti possono tuttora parlarci, e soprattutto alla fine di questo percorso leggere i dialoghi con Leucò e vedere che davvero ne valeva la pena. Grazie. Buonasera a tutti e a tutte, io sono Francesco e quest'anno è un po' particolare in realtà per me, perché prima appunto chiacchierando con Fiorenzo lui mi chiedeva: ma quando è che hai avuto l'idea di questo tema, che sarebbe appunto il fumetto incentrato sulle figure femminili? E in realtà io questo tema l'ho sedimentato da moltissimo tempo, perché era il primo che avrei voluto proporre addirittura, insomma sono passati un po' di anni, tipo 5 anni, però adesso è il momento giusto. Il momento è giusto perché l'anno scorso il gruppo è un po' cambiato e sono entrate moltissime lettrici rispetto a prima. Questo ha garantito di poter vedere il fumetto in un modo completamente diverso e poi anche perché secondo me ci sono anche delle motivazioni che vanno al di là del gruppo di lettura, per cui appunto si può affrontare il tema della femminilità e della costruzione dell'identità femminile anche su fatti attuali. Per quanto riguarda il
fascicolo. Quest'anno ho avuto un po' di feedback, ho voluto chiedere appunto dei feedback a varie persone, in primis nella parte dell'infanzia e dell'adolescenza ho voluto chiedere aiuto a mia sorella, 12 anni, e sono molto contento perché recentemente ha iniziato a leggere i fumetti e li sta divorando, quelli che ho proposto anche addirittura, quindi mi fa molto piacere, vuol dire che in un certo senso il fumetto riesce a rappresentarla. Poi ho chiesto anche ad un'amica, Claudia, che ha fatto quel servizio civile qualche anno dopo di me, su tutte le parti, gli ho chiesto un po' una revisione, e poi anche a mia mamma per quanto riguardava la parte della maturità. Per me è stato importante chiedere a delle donne di rivedere questi testi, perché volevo che una lettrice si sentisse rappresentata all'interno almeno del testo che abbiamo elaborato un po' a più mani, più teste. Per quanto riguarda gli incontri, li ho divisi appunto, come già anticipato, nelle varie fasi della vita di una persona, ma mi sono focalizzato di più su personaggi appunto femminili, e appunto saranno infanzia, adolescenza, giovinezza e maturità. Gli incontri di Ghirlande sono 5, ma ce ne sarà uno che è in mezzo, sarà l'incontro di aprile, dell'8 aprile, dove ho invitato una disegnatrice di Topolino che abbiamo avuto il piacere di conoscere l'ultimo incontro dell'anno scorso del gruppo di lettura, che è Roberta Migheli, e ci spiegherà un po' quello che avviene nel dietro le quinte del lavoro con i fumetti, e ci dà anche l'opportunità di poter leggere quelle serie un po' più corpose di fumetti, in particolare giapponesi, che sono composti da moltissimi volumi. Come anticipava anche Laura Valli, il titolo è Potere alle donne tutti insieme, proprio perché mi sono lasciato ispirare dalla signora Banks di Mary Poppins. Ad un certo punto lei entra in casa, c'è già una baraonda incredibile con gli spazzacamini, e pronuncia le parole Potere alle donne tutti insieme. Cioè, potere alle donne in realtà, perché tutti insieme lo dicono gli spazzacamini e tutti quelli che sono all'interno della casa. E la signora Banks è una suffragetta un po' particolare, perché appunto da una parte vorrebbe essere attivista, dall'altra parte è ancora un passo indietro al marito, ed è un personaggio secondo me interessantissimo. Penso che la parte tutti insieme non sia scontata, nel senso che io credo che anche gli uomini abbiano un po' la responsabilità di arrivare a questa uguaglianza di genere, e mi fa piacere che questa cosa sia stata citata tra l'altro varie volte da Cinzia, da Ermanno, anche da Enrica per il suo tema del gruppo di lettura. Quindi noi, anche gli uomini, hanno una responsabilità da mettere in gioco, perché tutti e tutte ne abbiamo da beneficiare di questa uguaglianza di generi. A chi è rivolto questo gruppo? Allora, è rivolto a chi crede che il fumetto sia qualcosa da maschiacci. Lo è anche da maschiacci, dipende da che punto di vista vedete la parola maschiacci, ma è anche fatto per delle lettrici, e appunto è dimostrata questa cosa dalla presenza dell'anno scorso, che mi ha fatto molto piacere, e poi anche perché ci sono sempre più fumettiste importanti che vincono premi anche in Italia. All'interno della bibliografia ho inserito appunto dei loro titoli, che penso possano essere veramente interessanti da guardare assieme, sia con uno sguardo più rilassato, sia con uno sguardo critico contemporaneamente. Infatti il gruppo di lettura non è fatto per degli esperti del fumetto. Se volete venire e non avete mai letto fumetti,
aspetti, è assolutamente, sarà assolutamente piacevolissimo questo confronto, secondo me. Per chi è un pochino più esperto, invece i titoli che ho proposto sono un po' anticonvenzionali, appunto il motivo per cui venire al mio gruppo di lettura è che abbiamo anche i biscotti stasera. E una torta e anche dei cupcake. Allora, come vi ho anticipato, vi rubo ancora due minuti. Il primo per dire grazie, veramente un grazie con non la prima lettera maiuscola, tutte le lettere maiuscole, perché ve lo chiedo veramente di rifare un applauso a queste sette presentazioni. A me succede una cosa, guardo le persone più vicine alla mia età perché non lo so se è un fatto così anagrafico, mi succede una cosa che quando l'emozione è forte, ma bella, mica solo quelle brutte, quando l'emozione è forte sale, esce dagli occhi. Io, questo, cioè, sotto forma di quella cosa là, e per sette volte questa sera l'emozione è salita ed è uscita dagli occhi, è stata una frase, è stato un titolo, è stata una suggestione, è qualche cosa che comunque veramente ha toccato corde molto profonde di me e mi immagino anche di voi, per cui se fossi al vostro posto sarei molto molto indecisa su che cosa scegliere. E allora il motivo per cui prendo il microfono stasera e anche dopo la presentazione è questo. Esco, come dicono i miei alunni, esco dai panni dell'assessore, entro in quelli della prof, perché di mestiere, l'altro mestiere è l'insegnante, e quindi do delle regole, o meglio, dei suggerimenti di questo tipo. Sono sicura che tutti voi avrete in mente chi uno, chi due, chi tre, chi è indeciso su tutti e sette i gruppi. Allora, farei una prima prova, perché tra le indicazioni che abbiamo indicato, scritto sul volantino, c'è quella che perché questi percorsi siano il più possibile condivisi, partecipati effettivamente da ciascuno delle persone, da ciascuna delle persone che partecipa, non dovrebbero superare, diciamo, solitamente il numero delle 15 persone. Però poi vediamo, insomma, siamo in Italia, come dire, le regole non sono mai proprio così ferre. Però orientativamente, e dai, lo posso dire anch'io, dai. Allora, se lo dico io, si possono interpretare, diciamo così. Allora, 15, se poi sono 16 o 17, l'ho detto, sindaco, fai finta di non aver sentito. Cioè, mi state facendo venire un... Cioè, il sindaco ha fatto così, mi ha detto che non si devono dire certe cose. Allora, se invece che 15 fossero 16, va bene, e mezzo, li prendiamo lo stesso. Allora, facciamo una prova, così a caldo, giusto per capire. Proviamo a prendere i titoli dei vari gruppi in ordine. Ah, brava, grazie. Ti ho comprato apposta per aiutarmi. Allora, il primo gruppo che è stato presentato, Cicli Spaziali da Fiorenzo, all'incirca chi sarebbe orientato a iscriversi? Potete scegliere anche in questa prima fase due gruppi. Chi sarebbe orientato a partecipare al gruppo di Fiorenzo? 2, 3, 4, contali te. Questo è un gruppo che potrebbe. Secondo gruppo, Cinzia Assi, Germania, Fiaba d'inverno. Contate. Ottimo numero, mi dicono. Dai che ce la facciamo. Io sono così, ce l'ha presentato la direttrice Meregalli. Adesioni. Preadesioni. Contate.
forse sono, forse sono 16. Patrie, Federica. Va bene, vedremo cosa possiamo fare per questo corpo che siamo, Ermanno Vercesi. Il sorriso degli dèi, con i dialoghi di Leuco, Riccardo. Indice periodico. E potere alle donne tutti insieme. Dai, mi sembra che c'è qualche gruppo da il tuo. No. I 21 di Federica. I 21 di Federica. Allora, io ovviamente, cioè, non do i voti questa sera, quindi non mi permetto di dire tu sì, tu no, tu ce l'hai fatta, tu sei stato promosso. Anche Riccardo ha superato il limite. Sì, l'ho chiesto, Riccardo. Sì, sì. Contiamo sugli assenti. Allora, io direi che vi siete equamente distribuiti, per cui vi meritate un applauso a voi e buona serata. Grazie Laura. Allora, per le location, allora il gruppo di Fiorenzo va dove Fiorenzo era l'anno scorso, quindi primo piano tutto a sinistra, aspettate a muovervi. Poi Germania, il gruppo di Cinzia va dopo il banco principale della biblioteca, nell'atrio e nello slargo che c'è delle vetrine tematiche, prima di entrare in emeroteca dove ci sarà il gruppo di Armando come al solito, perché lì c'è proprio l'insegna. Ok? È chiaro? Il gruppo di Cinzia, sorpassando il banco narrativa, si trova il gruppo di Armando al solito posto in emeroteca, il gruppo di Fiorenzo primo piano tutto a sinistra, Patrie in mediateca, questa volta Federica, quindi salendo lo scalone fino in alto dove ci sono tutti i DVD. Ok, quella è la zona. Poi questo corpo, Ermanno, l'abbiamo detto, per questa volta è così, poi vediamo con i numeri se ridistribuiamo. Riccardo sarà nella zona centrale del banco principale del primo piano, quindi salite al primo piano dove c'è il banco, zona letteratura appunto greca, è lì. Francesco in zona fumetti, quindi macchinette come al solito, loro gozzovigliano. Abbiamo anche il cibo, l'avevo detto. Ecco. E il mio gruppo in atelier per oggi, poi vediamo. Grazie, buona serata a tutti, grazie.